siamo ancora in una fase di transizione, stiamo ancora combattendo, stiamo ancora lottando, dobbiamo ancora fare la terza dose, adesso la devono fare quelli dai 60 in su, a partire da 10 in giù, fra 10 giorni la faranno i 40 in su e poi la faranno anche tutti gli altri, perché è inevitabile, è l'unica arma che abbiamo vera contro il vaccino, dobbiamo utilizzarla fino in fondo, fino all'ultima pallottola e non ci dobbiamo fermare mai. Ma sappiamo che in questa regione sono stati fatti passi da gigante in questi ultimi mesi. Siamo sicuramente quella che ha vaccinato più di tutti, siamo quella che ha fatto oltre 8 milioni di doppie dosi a tutti i lombardi, siamo quelli che hanno l'incidenza fra le più basse di tutta Italia, anche se qualche giornale oggi scrive che siamo quelli che stanno trainando il crescere dell'epidemia. Ma dove l'avete visto, Sofia? A tutti i costi dovete trovare sempre qualche aspetto negativo per denigrare una delle regioni più importanti di questo paese. Qua ci sono i numeri. Ci sono i numeri del Ministero della Salute, non di Giovanni Parisi, di Guido Bertolaso e di Letizia Moratti. Qui ci sono i numeri del Ministero della Salute che dice che l'incidenza su 100.000 come media italiana è di 78. E la Lombardia sta più sopra i 78? No, sta a 56, dati del Ministero della Salute. E quali sono le regioni che stanno meglio della Lombardia per quello che riguarda l'incidenza? Puglia, Molise, Basilicata e credo Valle d'Aosta. Non ci sono altre regioni che hanno numeri molto importanti paragonabili a quelli di questa regione e dal mio modestissimo punto di vista il dato sull'incidenza è il più importante di tutti, è ancora più importante dei posti letto occupati in ospedale e anche dei posti letto occupati nelle terapie intensive, dove comunque ancora una volta i numeri della Lombardia sono di gran lunga inferiori rispetto alla media nazionale. E allora perché dobbiamo dire delle cose che non sono esatte? Parliamo invece di quello che si sta facendo.